Uè, benvenuti al terzo episodio di Statistic Hazzi, la serie dove andiamo, io e le mie personalità multiple, la serie dove vado ad analizzare gli argomenti più controversi tramite report e sondaggi per conoscere un po' meglio il nostro bel paesiello. Il video di oggi è il primo di una trilogia a tema immigrazione che pubblicherò nelle prossime settimane. Oggi, come detto, guardiamo un po' di report e di sondaggi per scoprire le opinioni degli italiani. Dopodiché farò un episodio di fact checking e dopodiché una puntata a tema dell'infiltrato. Perciò, se non volete perdervele e volete essere avvisati da YouTube quando le pubblicherò, iscrivetevi al canale e se siete iscritti ma non avete attivato la campanellina, che è qui sotto da qualche parte, attivatela! Signore degli Anelli, aspettami, sto arrivando nell'Olimpo delle trilogie! Una brevissima guarda velocissima introduzione sul tema proprio a livello scolastico per vedere un po' che cos'è, poi cominciamo subitissimo, giuro. Con il termine migrazione si intende l'ingresso e l'insediamento in una determinata area geografica di persone provenienti da altri paesi o regioni. L'Italia, per la maggior parte della propria storia, è stato un paese a saldo migratorio negativo, ovvero il numero di individui emigranti fuori dall'Italia superava il numero dei migranti in arrivo nel nostro paese. Con il miracolo economico del dopoguerra, questo saldo negativo ha cominciato a ridursi sempre di più, finché nel 1973 per la prima volta si è invertito. Era iniziata l'epoca delle immigrazioni. Nel 1991, a bordo della nave Vlora, arrivò in Puglia, dall'Albania, il più grande sbarco di migranti a bordo di una singola nave, mentre nel 1992 si registra il primo sbarco dall'Africa a Lampedusa. Negli anni il saldo migratorio è continuato a crescere e, dal 1993, è diventato il solo responsabile della crescita della popolazione italiana. E Rocco non approva. Il boom vero e proprio arriva però con il nuovo millennio, che ha portato una crescita esponenziale del numero di stranieri in Italia ed un cambiamento radicale anche nella natura stessa dei cosiddetti immigrati, testimoniata dal dato emblematico nelle scuole italiane. Negli ultimi 20 anni il numero di alunni di nazionalità straniera è decuplicato, tanto che oggi circa un alunno su 10 è straniero. Tuttavia, in ben 2 casi su 3 si tratta di alunni nati in Italia. La fotografia di partenza ci restituisce quindi un paese sempre più multietnico e trasformato, con sfide molto diverse rispetto al passato. Fatto anche la rima. La prima domanda che viene naturale porsi parlando di immigrazione è: ma esattamente gli immigrati in Italia quanti sono? Troppi. Sta calmo tu. Il numero di stranieri presenti in Italia è aumentato in modo abbastanza importante nel corso del primo decennio del secolo, attestandosi poi tra i 5 milioni ed i 6 milioni a partire dal 2014, a seconda del fatto se si vogliano prendere in considerazione solamente gli stranieri regolari o anche le stime fatte sugli stranieri irregolari. Un primissimo spoiler: dal grafico già si può vedere come negli anni della cosiddetta invasione, in realtà non ci sia stata nessuna invasione. 5-6 milioni. Sono tanti? Sono pochi? In realtà il valore assoluto ci dice poco, bisognerebbe guardare le percentuali. Vi faccio un esempio: preferireste fare un viaggio in macchina con 5 muratori sudati o in pullman con 10 operai dopo il terzo turno di fabbrica? In caso non abbiate particolari feticismi alla YMCA, chiaramente il viaggio in pullman sarebbe più piacevole, diciamo. E guardando le percentuali, ciò che possiamo stabilire è che l'Italia faccia registrare all'incirca l'8,4% di stranieri residenti iscritti all'anagrafe, piazzandosi al 14° posto di questa speciale classifica. Vi ci trovate? A giudicare dai risultati della domanda che vi ho fatto qualche giorno fa sul canale, sì, non ci siete andati poi troppo lontano, perché, considerando anche le stime sugli immigrati irregolari, si arriva circa al 9,2%. Sempre detto che il pubblico di questo canale abbia una marcia in più. Siete il mio orgoglio. La stessa domanda l'hanno fatta quei copioni di Eurobarometer ed Eurostat qualche anno fa. Può darsi che io mi sia ispirato leggermente a loro. E gli italiani si sono detti un sacco preparati sull'argomento, considerando che solo un italiano su 4 ha risposto di non saper dare una stima.
Noi italiani siamo un popolo preparatissimo. Salvo poi prendere una cantonata pazzesca, visto che, nonostante la presenza di immigrati sia assolutamente nella media europea, in pratica pensiamo di essere quelli con più immigrati di tutti, facendo registrare l'errore di valutazione più alto d'Europa, con una sovrastima di 17,4 punti. Andiamo a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Tutti gli italiani, in media, sovrastimano la presenza di immigrati, ma la forbice si allarga sempre di più, passando dall'elettorato di sinistra a quello di destra, secondo cui c'è un immigrato ogni 3 italiani. Raga, ma dove cacchio vivete? In Burkina Faso? Comunque non voglio fare lo sgargiante, pure io sbagliavo. Però, visto che sono un hipsterino edgy, radical chic, pagato dai poteri forti, io in realtà li sottostimavo. Una chart interessante elaborata dal Pew Research Center ci mostra la percentuale di immigrati presenti nei vari paesi, messa in relazione con la percentuale di chi pensa che questi debbano diminuire. Con l'Italia a fare da capolino. Un capitone? C'è solo un capitone? Sulla base delle proprie interviste, poi questo Pew Research Center ha realizzato il NIM, un indice di nazionalismo, che misura appunto il patriottismo, il sentimento anti-immigrati e anti-minoranze religiose. Ebbene, pare che esista una relazione positiva tra l'errata percezione del fenomeno migratorio e l'atteggiamento verso l'immigrazione. Cioè, all'aumentare dell'errore nella valutazione sulla presenza di immigrati nel proprio paese, aumenta anche l'ostilità verso gli immigrati. Come in precedenza, l'Italia si conferma su entrambi i fronti il paese collocato nella posizione più estrema, caratterizzata dal maggior livello di ostilità. Tranquilli, vi faccio io una sintesi. In pratica, non ci capiamo una mazza e ci stanno sulle balle gli immigrati. Accademia della Crusca, sto arrivando! Lo stesso problema di percezione lo possiamo ritrovare anche in altri ambiti, come ad esempio il sesso. La maggior parte degli italiani ritiene che gli immigrati siano in maggioranza uomini, mentre in realtà sul nostro territorio c'è in media una prevalenza di donne immigrate. E l'avete capito perché? Perché parlando di provenienza degli immigrati, gli italiani hanno in mente lo stereotipo dell'africano sul barcone. Quasi 8 italiani su 10 pensano che la maggior parte degli immigrati arrivi dall'Africa. Quasi un italiano su 4 pensa che arrivino dall'Asia, magari. Ma praticamente nessuno pensa all'Europa. Eppure la stragrande maggioranza degli immigrati arriva dall'Europa. Albania, Romania, Ucraina. Non c'è una singola regione in cui gli africani siano in maggioranza. Gli arrivi degli stranieri extra Unione Europea sono costanti da 10 anni a questa parte. Eppure, se si parla di immigrati, tac, nella mente degli italiani, ecco che subito si pensa a quelli lì. Quelli un po' scuretti. Quelli che gli stanno sulle balle. E ci siamo capiti. Non voi iscritti, naturalmente, voi razza superiore iscritta al canale di Gross, voi siete esenti da questo discorso. Ma l'italiano medio pensa a quello. Sono un po' nazista così, in effetti. Magari eviterei un incontro in birreria nei prossimi giorni. Il problema della percezione viene evidenziato anche da una ricerca Ipsos, in cui alla domanda se la sicurezza e l'immigrazione destino preoccupazione, a livello locale abbiamo una percentuale di accordo del 30%, che diventa del 44%, portando la domanda a livello nazionale. Sembra poca differenza? Raga, è una volta e mezzo. Cioè, io lo vedo un po' come... Qua il problema non è che ci sia tanto, ma sono sicuro che da qualche parte c'è il problema. Da qualche parte ci deve essere il problema, no? Ora, perché vi sto facendo tutta questa pappardella sull'importanza di conoscere e capire bene un fenomeno prima di esprimere un'opinione riguardo? Oltre che perché sono un pesantone rompivalle, perché poi è un attimo che si generino delle percezioni negative. Guardiamo ad esempio l'evoluzione nel tempo della paura verso gli immigrati. Abbiamo visto nei grafici iniziali che in realtà il vero aumento nei numeri si è avvenuto a metà del primo decennio, per poi stabilizzarsi. Invece l'andamento di questo grafico pare essere influenzato da altri fattori. Ad esempio guardate questo grafico, che mostra il sentiment ed il volume di notizie a tema immigrazione nei principali media. Qualcuno dirà grazie Arca. Comunque guardate che, cioè, a me fa veramente impressione vedere il ruolo dell'opinione pubblica nel modificare e pilotare le percezioni delle masse. Cioè, ho capito, i grafici, i dati sono noiosi, stanno sulle balle a tutti, non interessano a nessuno. Ciò che conta sono gli slogan. Guardiamo ad esempio quest'altro grafico, focalizzato sui soli sbarchi, che abbiamo capito essere l'immigrato tipo nell'immaginario italico. Guardate come, escludendo gli ultimi mesi, il valore degli sbarchi e quello della paura seguono due percorsi totalmente differenti.
L'importanza della qualità dell'informazione contro la retorica. Non so se ho sottolineato abbastanza questa cosa. Nel periodo pre-pandemia, perché ora ovviamente si parla solo di guerra e virus, quindi l'immigrazione non frega più a nessuno e non ci sono dati. Dicevo, nel periodo pre-pandemia, mentre la quantità di sbarchi era sempre più bassa, 2 italiani su 10 pensavano che ogni anno l'intera popolazione della Basilicata, più il Molise, più la Val d'Aosta, sbarcassero sulle nostre coste. E che cacchio è l'attacco dei giganti? Non stupisce quindi che, dando uno sguardo al periodo pre e post pandemia, con l'opinione pubblica focalizzata su altri argomenti, la percezione sulle immigrazioni sia un po' più positiva. Ad esempio, vediamo che, in termini di accoglienza, pare esserci stato un ribaltamento, così come anche in termini di semplice apertura ed integrazione, o anche sul famigerato blocco navale, in cui mi immagino le barchette messe lì a mo' di ponte lungo tutto il Mediterraneo coi Gandalf che urlano agli scafisti: tu non puoi passare! Raga, piccolissima parentesi, poi ovviamente ne parlerò nel video del fact checking. Per rimpatriare tutti i 600.000 immigrati clandestini ai ritmi attuali ci vorrebbero 87 anni e non dovrebbero arrivarne altri, insomma. Non so se voi avete tempo, io nel caso mi andrei a prendere un caffè intanto. Capite bene quindi quanto sia difficile trarre realmente le somme su un fenomeno che varia così in modo repentino ed aleatorio nel tempo. Quello che possiamo fare però è un confronto tra le varie nazioni nello stesso periodo di tempo, visto che anche se le fazioni politiche nei vari governi sono diverse, bene o male, semplificando al massimo, i flussi migratori sono abbastanza comuni a tutti. E così scopriamo ad esempio che tra gli occidentali siamo la nazione più avversa al libero transito, che è un'opinione, mi permetto, dal punto di vista dei nostri amici sovranisti, un po' controproducente, perché dovremmo, insomma, visto che arrivano qua in Italia per la maggior parte, dovremmo spingerli ad andare verso paesi più promettenti economicamente. Oppure vediamo ancora come anche in altri ambiti il nostro giudizio sia mediamente più negativo. Ad esempio, vediamo che siamo nettamente sopra media con l'opinione che gli immigrati peggiorano la situazione della criminalità, oppure anche che gli immigrati rubano il posto ai lavoratori, mentre siamo abbastanza in linea con gli immigrati sono un peso per il welfare. Ma torniamo un attimo a focalizzarci su quelli lì. Quelli lì, quelli che ci stanno un po' sulle balle, dai, ci siamo capiti. In relazione all'Islam, l'Italia fa da ponte tra i due micromondi europei, posizionandosi come fanalino di coda dell'accoglienza per il mondo occidentale e come paese più accogliente rispetto al blocco orientale, che risulta essere decisamente più avverso e meno accogliente. Secondo un'altra ricerca, un italiano su 3 pensa che l'alto numero di musulmani lo faccia sentire uno straniero in patria, risultando secondi solamente al Belgio nel mondo occidentale, ma scavalcandoli e tornando nuovamente a trionfare sulla domanda: l'Islam promuove la violenza? Oh yeah! Primi! Siamo quindi davvero un popolo razzista? Io non ci voglio credere, non sono un sociologo, ma io penso che siamo piuttosto un popolo che abbia conosciuto il fenomeno dell'immigrazione un po' in ritardo rispetto ad esempio ai nostri cugini francesi o spagnoli, che l'hanno conosciuto decisamente prima di noi, e con la conoscenza, insomma, si ha una maggiore apertura. Ad esempio, guardiamo queste altre domande fatte sempre a tema Islam. Qua vediamo un confronto tra chi afferma di conoscere un musulmano e chi no. E possiamo vedere come l'apertura prevalga nettamente tra chi abbia avuto a che fare con un musulmano rispetto a chi afferma il contrario. Quindi vediamo valori molto spostati verso il positivo per chi conosce almeno un immigrato, sia in termini generali di religione, ma anche in termini di moschee, costruzione di edifici, oppure anche con i valori, la cultura. Traduco. Quelli lì, guarda, quelli sono violenti. Però, cioè, Mohamed, il mio vicino di casa, no, lui, vabbè, lui lo conosco, è mio amico, fa una pizza margherita che, guarda, non te lo sto neanche a dire. Accademia della Crusca, ti manderò il CV. Ci avviamo in chiusura con qualche altra piccola considerazione. Innanzitutto, il cosiddetto sentimento nazionalista. 2 italiani su 3 affermano di essere orgogliosi della storia italiana. E onestamente mi sembra un po' basso. Raga, abbiamo avuto i Romani, il Rinascimento, 3.000 sughi diversi per condire la pasta. Che altro volete? Comunque, questo sentimento di orgoglio è abbastanza comune a tutta la popolazione, senza grosse differenze, ma si traduce in sentimenti negativi nella parte più sovranista della popolazione, che mediamente si percepisce come straniero nel proprio paese e ha paura che l'identità italiana scompaia il doppio rispetto agli altri.
La butto lì, voglio buttarvi una frase populista. Gli immigrati non sono le uniche vittime della propaganda sovranista. Vabbè, va. Filosofo subito, Nietzsche, spostati! Vediamo poi come ci sia una differenza sostanziale nelle nuove generazioni, proprio perché, come detto tipo al minuto 3 del video, sono abituate a vivere in un contesto multietnico, lo conoscono già. Raga, si torna sempre lì, la conoscenza. I reati di matrice discriminatoria sono aumentati in Italia negli ultimi anni e spaziano in tantissimi reati, dall'incitamento alla violenza, alla profanazione di tombe, come siamo in Medieval, alle violenze fisiche, al disturbo della quiete pubblica, alle minacce, ai danni alla proprietà, al furto. Volendo dare un'occhiata ai moventi, abbiamo il colore della pelle, intramontabile, un generale straniero, i profughi, i rom che vanno sempre molto forti. Chiudo la puntata con una riflessione, con un collegamento che non c'entra una mazza, ve lo anticipo, però lo voglio fare. Ci preoccupiamo tanto degli immigrati, clandestini qua, profughi là, pensando che tutti vogliano venire in Italia perché sia il paradiso in terra. Raga, quasi un italiano su quattro se ne vuole andare. Raga, gli emigrati italiani sono in aumento costante da anni. Ve l'ho detto, non c'entrano una mazza le due cose, non c'è alcun collegamento. Però insomma, il messaggio qual è? Preoccupiamoci di rendere un po' più attraente il nostro paese per gli italiani che non preoccuparci di quanto lo sia per gli immigrati, no? Perché oggi dispenso perle. Ho finito. Prima della chart conclusiva, come al solito, vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento, che ne so, oggi il vostro colore preferito, visto che funziona scrivere cavolate nei commenti, il vostro colore preferito, e vi lascio con l'ultima chart. Questa recentissima, 2022, su una base ampissima di popolazione. Prevale ancora, in realtà, la posizione del respingimento, dell'arresto degli immigrati clandestini. Secondo me non bisogna lavorare tanto su questo 43%, ma su quel 18% di indifferenza, incertezza, disinteresse. Lì si può fare la differenza, secondo me.